Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. È molto presto e prima di andare a lavoro ho pensato di registrare questo video relativo a questa manovra di magnitudo enorme che è stata messa una vera e propria manovra alla fine, perché non è un decreto. Stiamo parlando di una manovra cospicua. Mi dicono gli esperti che una manovra di questo genere non si vedeva dai tempi di Amato. Ci sono anche critici che dicono è molta propaganda, alla fine di concreto non c'è niente. Ricordate, è sempre bene guardare quello che pensa uno, ma anche quello che dice l'opposto, no? Per farvi capire che c'è gente che approva quello che è stato fatto ieri, perché dicono che comunque questo governo si è trovato con un debito abnorme e quindi era ovvio che non avesse tanti strumenti, però ha cercato di usare gli strumenti che aveva. C'è invece chi dice che non è una manovra che basterà, che non basterà e che comunque si poteva fare molto di più e che non c'è tanta concretezza nelle decisioni. C'è anche chi dice che si vanno a comprendere tante categorie, quindi sarà molto difficile anche seguirle tutte queste categorie, ok? E rientriamo nel marasma di quella che è la nostra burocrazia. Come sapete, quando leggerete oggi sui giornali che questa manovra è stata fatta in deficit vuol dire prendere soldi a prestito. Siccome Bruxelles ci ha detto che non c'è più il tetto del deficit, quindi uno può prendere soldi a prestito quanti ne vuole per fare la manovra. Capito cosa vuol dire fare la manovra a deficit? Perché lo vedrete, lo leggerete da tantissime parti oggi. Deficit significa soldi che non ci sono e che io prendo in prestito, quando appunto mi indebito, emettendo per esempio i titoli di Stato. Gli aspetti principali, ne parlerò anche a Sky TG24, cercherò anche di concentrarmi prossimamente su alcuni di questi aspetti principali, sono la cancellazione della rata di giugno dell'IRAP, questa è una delle cose più importanti, saldo e acconto, che riguarderà sostanzialmente tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato, quindi tutte, e anche quei lavoratori autonomi che sostanzialmente ricevono un corrispondente volume di compensi. La cassa integrazione, si legge che i datori di lavoro possono usufruire della cassa integrazione per l'emergenza Covid-19 per un massimo di 18 settimane. 14 sono fruibili per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e 4 ulteriori dal 1 settembre al 31 ottobre del 2020, per sintetizzarlo. Diventa, scrive il decreto, più veloce la cassa integrazione in deroga. Sì, più veloce, dice, la procedura per la cassa integrazione in deroga. Cioè il datore di lavoro praticamente supera il canale Regioni, INPS, si potrà rivolgere direttamente il datore di lavoro all'INPS. E questo dovrebbe accelerare. Io vi dico ovviamente quello che c'è scritto, poi che questo accada è tutto un altro conto, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Allora, ad aprile, i 600 euro che restano per aprile, vanno a professionisti, questo è importante, non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli, e a maggio invece, e questo ad aprile, 600 euro. Maggio, 1000 euro per titolari di partite IVA che hanno perso almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre rispetto allo stesso periodo del 2019 e ai co.co.co. che hanno cessato il rapporto di lavoro. Quindi nel dettaglio, chi è che percepisce, proviamo a fare uno schema, questi 1000 euro di maggio? Così potete anche chiedere, insomma, queste sono le categorie. Ai liberi professionisti, ai collaboratori coordinati continuativi che sono già beneficiari per il mese di marzo dei 600 euro, viene erogata un'indennità di pari importo anche per aprile, 600. Ok? Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione,
non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito la riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre del 2020 rispetto all'anno scorso e sono riconosciuti 1.000 euro. Ai lavoratori titolari di rapporti co-co-co, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità pari a 1.000 euro. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria e che erano già beneficiari per il mese di marzo dei 600 euro, pari importo. Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità dei 600 euro, viene corrisposto 600 euro anche ad aprile. Forse io qui avrei dato 1.000 euro. Vabbè. Ai lavoratori del settore agricolo, che hanno ricevuto 600 euro a marzo, aprile 500 euro, quindi meno. Per aprile e maggio riconosciuto 600 euro per ciascun mese a lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza Covid hanno cessato, ridotto o sospeso il loro rapporto di lavoro, quindi anche individuati lavoratori dipendenti qui potranno ricevere se hanno cessato in conseguenza di questo il loro rapporto di lavoro, riceveranno i 600 euro. Ai lavoratori iscritti al fondo spettacolo è stata erogata un'indennità dei 600 euro per aprile e maggio. Infine è confermata anche per aprile e maggio l'indennità di 600 euro a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Questo proprio per sintetizzare. Andiamo a vedere il resto, scusate perché ho segnato completamente tutto qui. C'è anche il caffè che devo andare a prendere, scusate, faccio mille cose insieme perché c'è questa luce che entra, perché devo andare a lavoro. C'è questo REM, è un nuovo strumento per tutelare circa 1 milione di persone, o meglio 1 milione di famiglie, di nuclei familiari in difficoltà e che finora erano stati esclusi. Questo REM, che è appunto una sorta di reddito di emergenza, va dai 400 agli 800 euro, a seconda del nucleo familiare, ed è erogato in due quote. Le domande si presentano all'INPS entro il mese di giugno. Questo per dirvi le cose che sono più importanti, ragazzi. Per ottenere il REM occorre residenza in Italia, reddito familiare inferiore al REM spettante, patrimonio mobiliare inferiore ai 10.000, massimo fino a 20.000 euro, ISEE inferiore ai 15.000 e si ha questo reddito. Questo è importante, perché è giusto anche sostenere chi non ha niente, ovviamente, e, anche se evidentemente qui le cose sono molto difficili per tutti, si può capire questo, no? Scusatemi, ma sto andando un po' rapida perché sono tantissime le cose da dire. Infatti poi vi chiedo per favore di andare a vedervile, andatevi a vedere Il Sole 24 Ore, perché è scritto veramente bene. Ci sarà la regolarizzazione, come sapete, l'emersione del lavoro nero e permessi appunto temporanei per braccianti, colf e badanti. Anche questo ha suscitato molte critiche, però secondo altri invece è un modo anche per regolarizzare, dare dignità a queste persone. C'è invece chi dice che, ricordatevi sempre le due parti della medaglia quando si riporta una notizia, c'è invece chi dice che ci siano altre urgenze in questo momento. Per colf e badanti ad aprile e a maggio ci sarà un'indennità mensile di 500 euro, congedi straordinari più lunghi e bonus di babysitter che sono cumulabili di fatto, e eco bonus e sisma bonus al 110% con uno sconto in fattura, così dice appunto tra le regole. Quindi anche questo dicono che sia importante, perché di fatto c'è un rafforzamento al credito di imposta, no? Nel verde. E poi le tasse di marzo, aprile e maggio saranno rinviate al 16 settembre del 2020, e anche questo è importante. Il fisco concede anche una tregua, stop a 30 milioni di atti e cartelle. Andatevi a vedere ciascuno di questi aspetti che vi interessa. Niente IMU su alberghi e TOSAP, che è bloccata fino a ottobre.
spinta da 12 miliardi, in questo caso, scusatemi, per sbloccare i debiti della pubblica amministrazione. Lo tengo per un attimo così. Vi vado a leggere anche le altre perché ce ne sono tantissime di cose che mi sono segnata. C'è questa spinta da 12 miliardi per sbloccare i debiti dalla pubblica amministrazione. E anche questo è importante, vedo che questa manovra sblocca proprio pagamenti da 12 miliardi per la liquidazione dei debiti certi. Quindi questo anche è importante, ovviamente. E doppio livello di intervento per i sostegni pubblici alle imprese, e anche questo è altrettanto importante. Ci saranno tre soglie di aiuti a fondo perduto, attenzione, a seconda del fatturato. Quindi questo è importante perché cambia nelle ultime versioni del testo il meccanismo degli aiuti a fondo perduto previsti per queste piccole imprese fino a 5 milioni di euro di fatturato. L'indennizzo è proporzionale alle perdite di fatturato subite ad aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e secondo l'ultimo testo disponibile è del 20% per i fatturati fino a 400.000 euro e del 15% per i fatturati tra 400.000 e 1 milione. Quindi evidentemente questo è importante assolutamente perché questi saranno aiuti a fondo perduto. Speriamo che queste cose arrivano. Arriviamo poi al, arrivino, arriviamo al bonus vacanze fino a 500 euro a famiglia da spendere in Italia. Alle famiglie con ISEE non superiore ai 40.000 euro, con un credito, viene riconosciuto sostanzialmente un credito per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive, dagli agriturismi e dai bed and breakfast. Il credito è utilizzabile da un solo componente per il singolo nucleo familiare ed è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Quindi una sorta di credito che si ha, si chiama bonus, però è più corretto chiamarlo credito. Mi spiego, quindi mi raccomando, informatevi perché per il 2020 è riconosciuto questo credito a tutte le famiglie con ISEE non superiore ai 40.000 euro. Le bollette saranno più leggere per le piccole e per le medie imprese, un taglio da 600 milioni circa, e poi infine ci sarà un taglio agli abbonamenti TPL e un bonus per l'acquisto delle biciclette. Questo è un po' in sostanza questo che è il decreto che è stato approvato. Io so che ci sono molte critiche, io non sono quella che in questa fase punta il dito, perché secondo me non è facile in questo momento costruire un credito che riguardi anche le imprese così forte. Mi dicono che si poteva utilizzare anche questo credito per esempio, fare una riforma fiscale, fare una riforma fiscale. Mettere mano comunque a questo che è importante, quindi per esempio abbassarle proprio le tasse, faccio un esempio banale, che vengano comunque rimandate la gran parte di tasse è un grande aiuto. Oggi approfondirò il settore del turismo anche a Sky TG24 per cercare di capire se questa manovra va nella direzione giusta oppure no.